tornati a casa Nintendo! Ugo? Cosa? Scusa, sto giocando a Dragon Quest 8. Sono già arrivato a 10 ore di gioco, non l'avrei mai detto che riuscissi a resistere per 10 ore, mi sta piacendo sempre di più. Jessica si è aggiunta al party. Sì, bene. Sì, no, scusami, è che hai già fatto il tuo cacchio di video in solitaria su Dragon Quest 8, adesso... Ah, ok, va bene. Gestisci tu, allora fai. Ok, bene. Allora, questo sarà un video di chiacchiere. Certo, come i nostri soliti. Come i nostri soliti. Cercheremo di dare magari una cadenza un po' più ritmata, così. E abbiamo avuto un'idea, abbiamo, perché è plurale maiestatis. D'ora in poi questi video si chiameranno Switch at casa Nintendo. Perché ci sarà uno o più Switch a casa Nintendo, ma è anche tipo Switch chat, si può leggere come Switch chat. Quindi vuol dire chiacchiere su Switch, praticamente. A, dove? A casa Nintendo. Ma se dici Switch chat, dopo A non c'è. Switch chat? Casa Nintendo. Ma sì. Bene, allora siamo pronti? Possiamo lanciare la sigla adesso? Sì, dammi solo un attimo, torno subito. Ok, pronti? Non c'è più tempo adesso. Come non c'è più tempo? No. Oh. Ok, diamo ufficialmente via alla prima Switch chat. Non la televoto? Ok. No, la Switch chat. Comincia tu, dai. Avevi delle informazioni interessanti? Sì, mi è arrivato un... telegramma. Un telegramma dal nostro inviato. È stato detto che c'è stato un direct il 18 gennaio su Fire Emblem, apparentemente. Sì, ne abbiamo parlato insieme e tu dormivi. Ah! Ti ricordi? No. Quindi, mi dice il nostro inviato che è stato annunciato, e qui leggo perché dormivo, quindi non posso saperlo, Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia. Valencia per il 3DS, che è in uscita il 19 maggio. Uh-huh. Quindi bene, ma quindi è un nuovo capitolo per il 3DS questo? Sì, sì. Molto bene, l'ho appena detto, quindi proseguiamo. Fire Emblem Warriors, che a quanto pare è uno spin-off per Switch, arriverà nelle nostre case a autunno 2017. Poi abbiamo un capitolo ufficiale di Fire Emblem per Switch, che arriva nel 2018. Questa è una notizia molto succosa. Molto succosa, sì. E poi abbiamo anche Fire Emblem Heroes, che è in arrivo per i cellulari il 2 di febbraio, e a quanto pare questa volta Android la spunta per primo. Eh sì, quindi noi non potremo provarlo subito, dovremo aspettare. Distretta. Allora, secondo me è stato un direct molto importante ed interessante per alcuni motivi. Intanto ci dà una finestra di lancio per lo spin-off di Fire Emblem, che vabbè, è un muso, quindi di un genere abbastanza di nicchia, sì. Ed esce entro la fine di quest'anno. Quindi è un altro titolo che andremo a giocare entro la fine del 2017, sì. E pone quindi un'altra casella importante nel primo anno di lancio della console. Poi è stato fatto un direct, vorrei far notare, a meno di una settimana dall'annuncio ufficiale della console. Sì. E quindi questo vuol dire che Nintendo gli altri giochi, insomma, ce li ha, sta lavorando. E io mi aspetto altri annunci di qui in avanti, anche prima dell'uscita della console, che vadano a fare chiarezza su quello che sarà il primo anno di Switch. Ah, sì, perché alla fine, cioè, sembra proprio che Nintendo abbia in mente una strategia ben chiara. Appunto, abbiamo questo gioco per cellulari che sta arrivando per far conoscere la serie anche ai meno appassionati, perché per esempio io non è che abbia tutta questa gran cultura di Fire Emblem. Effettivamente ho sempre sentito dire da chi ama molto Fire Emblem che è una di quelle serie un po' molto complessa, molto profonda, ricca, un po' dal core, insomma. Sì, assolutamente. Nintendo non sta puntando qua su Super Mario, su serie casual. No, certo. Fire Emblem è una delle serie più appunto hardcore che Nintendo ha tra il suo arsenale. Sì, no? Un po' più di nicchia, insomma. Sì. Ma lo vuole far diventare meno di nicchia. Certo. Proprio per richiamare i giocatori, quelli appassionati. Cioè, no, le serie, quelle toste, quelle belle, ce le abbiamo anche noi, certo, su Switch. Certo. Guarda, ci stiamo preparando tutto il percorso per assaporarle al meglio. Ma per te c'è il rischio che facendo così poi si
si commercializzi un po' la serie, o secondo te sono sempre molto fermi nel loro intento di tenerla? Puoi chiedere a chiunque, Fire Emblem è da sempre una delle serie qualitativamente più costanti. Mm-hmm. Cioè, ogni capitolo ha sempre riscontrato ottimi giudizi di critica. Sì, sì. E sono sicuro che continuerà a essere così. Lo ricordo, sì. Passiamo a un'altra notizia? Sì. Allora. TG Switch. Il vicepresidente di Electronic Arts, Söderlund. Ah, me lo ricordo, non è quello della conferenza. Sì, è quello spilungone alto. Sì, 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 ok. Che è venuto là a dire a tutti quanti che giocheremo a FIFA. E che bello. Insomma, ha fatto delle dichiarazioni a Famitsu e ha detto delle cose molto positive. Ha detto che l'atteggiamento di Nintendo è diverso rispetto al passato. Beh, e che stanno collaborando con le terze parti fin dall'inizio dello sviluppo della console. Un po' di annuncio, quindi. Però, dall'altra parte, abbiamo alcune voci di sviluppatori che non sono altrettanto positive. Ah, che quindi non rafforzano questa... No, purtroppo no. Allora, uno sviluppatore di Gearbox ha detto che Borderlands appunto non arriverà su Switch perché sembra che Nintendo abbia altri piani per la console. Mentre uno sviluppatore della Respawn Entertainment, Titanfall, che è Electronic Arts appunto, attenzione, ha denigrato un po' il Switch. Si è riso, ha detto no. Ho capito, ma che cacchio denigri? Cioè deve ancora uscire, cosa la denigri? Ha denigrato, amore, ha denigrato. Cosa ha denigrato, sentiamo un po'? Perché ha detto che Titanfall non arriverà mai su Switch perché la console non è abbastanza potente. L'ha detto proprio in termini denigratori. Ci ha riso sopra. Cioè, caro amico di Titanfall. Vabbè, quindi secondo te cosa succederà? Perché tu non hai le risposte, ma? Calmati un attimo, aspetta, non mi leggi. Lo so che cosa succederà che Switch avrà una lineup alternativa, e questa è una mia opinione. L'opinione che è scritta qua super genuina. No, adesso sinceramente è facile, secondo me. Beh, ma io sono più che contenta, posso dire. No, non perché abbia niente contro Titanfall. Beh, arriveranno altri giochi. Ah sì? No? Secondo me. Nintendo Switch sarà una console che potrà benissimo avere successo senza i multipiattaforma occidentali. Se fa la fine del 3DS, cioè che è una bella fine, perché così sembra. Se fa la fine del 3DS. Ma le cose si stanno mettendo in questo senso, secondo me. Mm-hmm. No? Ah, beh, anche, sì. Anche sì, perché... sì, beh, è un po' presto forse per dirlo, però... No, però guarda, però adesso, da rispetto, da costo rispetto di... al Wii U, ci ha fatto notare Marco Giaguaro. Ah, già, sì, è dovuto dirlo io questo. Di Arian Bion, che salutiamo. Ciao Marco! Beh, sarà anche c'è il Veluta. Tutti quanti ragazzi Veluta, di Arian Bion. Perché o li chiami tutti per nickname. Vabbè. Oppure niente. Ci hanno fatto notare... Sì, che sono arrivati un sacco già di GDR su Switch. Sì, e ne hanno già annunciati ben 6. Sì, l'ho letto stamattina mentre ero in Corriere. Su Facebook, E che vuol dire che Switch, no? Sembra possa diventare il successore del 3DS. No? Sì. Una line-up. Per il GDR. Ricchissima. Piena di giochi di ruolo. Mm-hmm. E dimmi un solo titolo, Electronic Arts, da giocare su 3DS. Dimmi. Su 3DS. La colleghi alla TV, ma ci giochi dove vuoi tu. Switch! Ora? Sempre molto spontaneamente, io vorrei passare ad un argomento che ti sta molto a cuore. Davvero? Sì. Di cosa parli? Parliamo di Super Mario. Ah! Oh! Perché? Perché? Adesso fammi leggere un po' perché non mi ricordo benissimo. A quanto pare... Fai i compiti, non si prepara. Da tutti i vari video pubblicati su YouTube del Treehouse, tutti i video vari che c'erano già il 14 gennaio, ma dopo Switch nessuno aveva voglia di stare là a rompersi le palle. Anche perché dovevamo lavorare, no? Tu devi andare sì. al college. Sì, c'era il college, era Friday. Era Friday! A quanto pare Miyamoto ha parlato del fatto che lui... Ah, questa volta ha voluto effettivamente accontentare gli appassionati, quelli più hardcore, perché oggi c'è questo termine che proprio mi viene così, quelli più e gli appassionati più hardcore di Super Mario, perché sembra che Odyssey effettivamente sia molto sulla falsa riga di Super Mario 64, che quindi sia un gioco un po' più
impegnativo. Mentre a detta sua Galaxy e Super Mario 3D World erano giochi un po' più accessibili. In effetti io Galaxy non ci ho giocato tantissimo, però 3D World mi ci sono divertita, si diverte pure Lia, è la ragazza di Lia, mio fratello Alberto, che diciamo non è proprio un asso dei videogiochi. Ciao Lia! E ha detto anche, cosa molto interessante, che uno dei motivi per cui si sono allontanati dalla formula di Super Mario 64 non era i problemi che tanti giocatori potevano avere con la telecamera. Perché oh, sì! ti ricordi? L'hai provato anche tu su Mario 64? Oddio, mi ricordo che mi faceva anche un po' di motion sickness, pure Mario 64. Ma sì, perché non è semplicissimo da gestire con la telecamera all'inizio, bisogna prenderci un po' mano. E un altro gioco che aveva seri problemi di telecamera era Sunshine. Bisognava gestirla con l'altro stick e era forse l'unico neo del gioco, il problema della telecamera. E Miyamoto ha detto che è arrivato finalmente il momento di risolvere questi problemi di telecamera. Direi anche ormai. Ma anche perché secondo me all'epoca forse non tutti i giocatori erano abituati a gestire giochi in terza persona con telecamere indipendenti, con un secondo stick analogico. Mentre adesso ogni sparatutto prima persona, cioè abbiamo proprio pollici che vanno ad adagiarsi naturalmente sui control stick e a gestire tutte le telecamere che vuoi. Quindi non solo Miyamoto farà attenzione alla telecamera, ma anche noi giocatori ci siamo riuniti per gestire meglio questi problemi. Bene! Quindi io sono felicissimo e gasatissimo. Bene. Guardate che io qua ho un'altra nota. Mi ero scritto per ricordarmi. Intanto c'è il 50% di sconto se scompilite da Stefania e da Don. Beh, siamo da soli a casa, non abbiamo una cena, quindi io direi che non è. Facciamoci così. Ah sì, poi ho scritto un'altra cosa interessante. Riguardo Zelda Breath of the Wild. Che stavo quasi pensando, curiosità, noi lo prenderemo per Switch. Sì. Stavo quasi pensando di prendere una copia anche per Wii U. E di tenerla in mint condition, di non aprirla neanche. Perché ho fatto un giro su eBay prima. E siccome si sta... sta per succedere la stessa cosa che è avvenuta quando è uscito il Wii. Sì. No. Zelda Twilight Princess era previsto per GameCube. Hanno spostato su Wii, ma l'hanno fatto. Errore madonnale! No. Perché ma non. Va bene, va bene. Non piace. Ma è uscito anche su GameCube. Sì. Solo che le copie per GameCube erano assai rare. Rare. Perché ovviamente dovevano spingere una console. Quindi magari uno trova la coppia per GameCube e gira, va bene. Quindi tu dici, invece del mutuo per la casa... Investiamo in Breath of the Wild per Wii U. E non lo apriamo neanche, perché ho visto adesso che su eBay... Su 3DS. Su 3DS. Stavo diventando qua il computer. Che la coppia in condition di quello per GameCube, di Twilight Princess, la vendono a 300 sterline, per dirlo. Benissimo. Quindi può diventare un elemento di... Per far su 300 sterline, quanti anni dobbiamo aspettare? Ma su quei 15-20 anni. Va bene, va bene. Ma no, ci mandiamo il video solo, a comprare. È solo per dire a tutti quelli che compreranno Zelda per Wii U, che può diventare effettivamente un pezzo da collezione. Può. E un'altra cosa. Hanno annunciato che la versione per Wii U installerà nella console 3 GB della disk per far sì che i caricamenti siano più veloci. Cosa molto buona e giusta. Però bisogna fare attenzione a quanto sovrazio si ha sulla console. Ah sì, l'ho letto questo. Quindi se avete soprattutto la versione bianca, quella con 8 GB, auguri. 5 dei quali sono occupati dal sistema operativo, ve ne rimangono giusto 3 liberi. Fate bene i conti perché non ci sarebbe niente di più triste che comprarsi il gioco, arrivare a casa, mettere una console, non poterlo neanche giocare perché non hai spazio nella disk. Quindi fate attenzione. Poi, cos'altro abbiamo? Ah, c'è una lettera. E ci posso per te? Ho spedito a casa Nintendo. È per te. Per te. Cara Atramis, sei il mio idolo, vorrei tanto avere i capelli belli come i tuoi. Secondo te si dice il Nintendo Switch o la Nintendo Switch? Un abbraccio grande, Gabriele da Alicarnasso. Allora. Che bastardo, per me non ci ho creduto! Finché non hai letto la provenienza di Gabriele! Dai. Pensavo fosse vero! L'avevo ricevuto apposta, dai!
suono che piace. Io dico la no, Switch no, o lo Switch? No, io dico il Nintendo Switch, mi sa. Perché lo che capisco che uno dice, beh, è la console, quindi è la Nintendo Switch. Però io mi sa che dicevo anche, non so, io mi sa che ho sempre detto anche il Wii U, il 3DS. Beh, intanto io ricordo. Forse dicevo la Wii, però, che non ho idea del perché. Ma non direi mai il Wii. Direi la Wii, non so, a me va a sentimento. Sono molto. No, anche a me ogni tanto sfugge un cambio in base. Cioè, soprattutto se sto parlando in modo molto enfatico, a volte dico la Wii U. La Wii. No, però io di base tendo a considerare le console Nintendo maschili, perché Nintendo sono maschile. E ricordiamo tutti. Ma in realtà non eravamo sempre stati in disaccordo su questo tema. Non lo so. Quindi vuoi dirmi che all'inizio io ero straconvinta che bisognasse dire la Wii U e sei riuscito a cambiare idea questi anni. Okay. Per cui adesso io dico il Wii U e penso anche no, che sia no, aspetta, per mie ma iniziative. Io ho la prova che sia ufficialmente il Wii U, perché è il Wii U stesso a dircelo. A console spenta, si permette il tasto di. Noi l'abbiamo già sentita questa storia. Ma io la ripeto, perché c'è ancora gente che non lo sa. E quindi magari quando apriremo il Nintendo Switch verrà scritto la Nintendo Switch. No, ma mi auguro di no. Boh, direi che è tutto per oggi. No, no, aspetta, aspetta. Cosa c'è? Io ho un WhatsApp da Shibata. Come un WhatsApp da Shibata? Sì. Quanti quanti siete qui Shibata? Io l'avevo detto da quando in poi ci senti con Gabriele da Incarnato. Ah, l'ho ricevuto per posta. Sì, e io l'ho ricevuto per telefono. Allora, aspetta. Aspetta perché non l'ho ancora letto. C'è la, non ha le spunte blu ancora questo WhatsApp. Allora, lui dice, letteralmente perché a quanto pare parla anche italiano, avrà usato Google Translate. Insomma. Dice, sì è vero, è un po' una palla che la chat non sia integrata nella console. Ma almeno questo giro c'è. E potrei sentire le mie grasse risate ogni volta che ti spalmerò con Runa Splatoon. È un simpaticone. Okay. Beh, grazie Shibata, non vedo l'ora di spalmarti anch'io. E grazie a tutti voi che avete seguito le nostre switch disavventure. A casa di sì. Ciao! Ciao!